Avrei dovuto iniziare prima. A quest'ora il mio canale conterebbe centinaia di migliaia di iscritti. Sarebbe stato più facile crescere di numeri tempo fa e mi sarei avvantaggiato gran parte del lavoro. Ora è troppo tardi, non riuscirò mai a raggiungere quello che è il mio obiettivo. Ma ne siamo proprio sicuri? È veramente troppo tardi per fare qualcosa? Secondo me no, non si è né in ritardo né troppo vecchi per iniziare un nuovo progetto. Cioè, io il giorno che ho schiacciato su condividi con panette o concini per dire, cioè, ho cambiato la mia vita, non so come dire. È tutto qui dentro, è una scusa. Sì, sicuramente ci sono dei vantaggi nell'iniziare prima. Rimaniamo nel tema creare un canale YouTube. Prima era più facile crescere su YouTube perché c'erano meno contenuti e di conseguenza meno competizione. Quindi le persone o si guardavano il tuo video o quello di qualcun altro o al massimo quello di qualcun altro ancora, ma non si potevano spingere tanto oltre. Anche la quantità dei miei video sarebbe stata differente perché avendo più tempo per realizzarli avrei sicuramente un maggior numero di contenuti già pubblicati all'interno del mio canale. Però, se la mettiamo così, creeremmo un loop infinito, visto che le persone che hanno iniziato prima di noi potrebbero sì aver usufruito di questi vantaggi, ma potrebbero aver avuto dei svantaggi che noi non teniamo in considerazione, visto che non ci siamo trovati nei loro panni. Potrebbe bastare anche solo l'incertezza del non sapere cosa si sta effettivamente andando a costruire con YouTube. Io non avevo mai messo i pre-roll, le pubblicità prima dei video, non le avevo mai messe. Appena le misi una volta, il mese dopo avevo tipo decuplicato i guadagni. E allora dissi, ok, forse posso farlo. Posso mollare la Rai e provare a iniziare solo con YouTube per un po'. Ora è più facile, abbiamo più punti di riferimento a cui aggrapparci. Secondo me potrebbe venire fuori una bella lista con i vantaggi e gli svantaggi di aver iniziato prima con YouTube e i vantaggi e svantaggi dell'aver iniziato dopo con YouTube. Avrei piacere che siate voi a elencare queste opzioni nei commenti. Arrivare in tempo è comodo su tante cose, basta pensare a Bitcoin. Ma non possiamo pensare di essere in ritardo, altrimenti ci perderemmo mille altre opportunità e non riusciremo a realizzare i nostri sogni. Ce l'avrai pure un sogno, Billy, uno che vuoi inseguire prima che mieta la tua anima. Sì, ma voi penserete che è stupido. Non ci sono sogni stupidi, Billy, soltanto persone stupide che non li inseguono mai. È pieno al mondo di persone che, nonostante l'età o il contesto non proprio a loro favore, sono riuscite comunque a realizzare cose strepitose. Per questo il mio piano è quello di forzare il mondo. Mi spiego, ad esempio, il simpatico signor YouTube attualmente non mostra i miei video a nessuno. Come potete vedere, 40, 60, 40, 60 ancora. Ogni tanto sì, supero quel centinaio di visualizzazioni, ma veramente poca roba. Ma io non mi arrendo e andrò avanti fino a quando questo algoritmo non sarà costretto a esaudire quello che è il mio desiderio. Dai, prima o poi dovrà pur succedere, e se non succederà, voglio almeno assicurarmi di non avere il rimpianto di non averci provato. Sto cercando nel mentre di creare un bel canale YouTube con copertine e montaggi video, a parere mio, ben fatti. Tanti colori e un'alternanza di contenuti brevi e lunghi per diverse occasioni. Tengo così tanto a YouTube che, considerate, nonostante sia attualmente mezzanotte, ed essendo buio è difficile da vedere come cosa. Io sono ancora qui che registro e questo è probabilmente il progetto che ho portato avanti per più tempo fino ad oggi. Vediamo cosa riesco a combinare e spero il meglio anche per voi che state guardando questo video. Spero di avervi fatto una buona compagnia, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi, e noi ci vediamo sicuramente qui nel mio canale YouTube.